Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a questo mio nuovo video dove andremo a vedere come fare un bite dip. L'altra volta abbiamo visto la differenza fra bite dip e bite glug, come fare a casa un bite glug. Ecco, in questo video andremo a vedere appunto come realizzare un eccezionale bite dip self-made. Inizialmente, allora diciamo a cosa serve un bite dip. Non tutti adoperano i dip in pesca, io a volte li adopero, a volte no, a seconda delle circostanze. Però diciamo che in determinate occasioni immergere la propria esca in queste soluzioni, ecco, ci dà quella marcia in più per svoltare in certe sessioni difficili. Allora, andiamo a vedere cosa è un bite dip. Un bite dip non è altro che una soluzione aromatica che ci permette appunto, che permette alla nostra esca tramite immersione di assorbire i liquidi di cui è composta questa soluzione e di rilasciarli una volta sul fondo, rilasciarli in acqua e attirare così le nostre amiche carpe. Allora, innanzitutto andiamo a vedere cosa ci serve per realizzare questo bite dip. Innanzitutto ci serve dell'alcol etilico. Alcol etilico alimentare, mi raccomando, che non vi venga in mente di utilizzare l'alcol che utilizziamo per pulire quello rosa, se, per intenderci, quello denaturato. Si chiama denaturato proprio perché attraverso un processo chimico viene reso praticamente incommestibile, quindi non si può utilizzare per uso alimentare, ma solamente per pulire, per queste cose qua. Quindi alcol etilico alimentare, mi raccomando, certamente costa molto di più rispetto a quello denaturato, ma c'è un motivo, ok? Bene, dopo aver visto da cosa è costituito il solvente di questo nostro dip, andiamo a vedere altri elementi che ci servono per la sua realizzazione, altri ingredienti. L'aroma. In questo caso, come l'altra volta, utilizzo un aroma all'arancia. Poi perché voglio dargli un'impronta un pochino più, diciamo, speziata, anche un olio essenziale di cannella. Infine, il dolcificante. In questo caso, dolcificante alla stevia, come la volta scorsa. Questo perché vi do tutti gli ingredienti che si trovano naturalmente molto facilmente in qualsiasi supermercato. Ok? Poi ci avvaleremo di un contenitore, ci deve stare almeno 200 ml di prodotto. Un contenitore, magari ecco, con un tappo che sia ermetico, che non lasci passare i liquidi. Questi qui che si usano anche per gli alimenti vanno benissimo. Poi se ne avete appositi per i dip, potete utilizzare tranquillamente quelli. Quindi partiamo da una base di 200 ml di prodotto, ok? Quindi la prima cosa da fare è versare il nostro alcol etilico nel recipiente. Questi sono recipienti appunto dove c'entrano circa 200 ml di prodotto. Io non lo voglio fare pieno pieno. Quindi mi tengo un po' più basso, ok? Quindi partiamo da una base di 200 ml di prodotto, di soluzione. Allora, a questo alcol etilico, che appunto, ripeto, è il nostro solvente, sarà cioè quello che aiuterà la dispersione in acqua dei nostri aromi. Ci sono molti aromi in commercio che sono appunto costituiti da alcol etilico, altri in glicole, altri vengono soluti in glicerolo. Ecco, però diciamo per quanto riguarda le stagioni, tipo quelle dove l'acqua è più fredda, certamente gli aromi costituiti da alcol etilico, ecco, si dissolvono in acqua in modo più facilmente, anche a basse temperature. Quindi i nostri dip sicuramente
fatti con una soluzione appunto di alcol, a base di alcol etilico, ecco, sicuramente avremo il risultato migliore in acqua, anche appunto a basse temperature. Bene, allora aggiungiamo il nostro aroma. Qui ne ho due boccette da 5 ml. Le metterò tutte e due. Quindi 10 ml di prodotto. Ma vi faccio vedere come subito cambia colore il nostro alcol. Mettiamo un'altra. Allora, riguardo all'aroma, io vi consiglio di non superare il 10% di composto, ok? Quindi se abbiamo una soluzione di 200 ml di alcol etilico, ecco, io direi di non superare i 20 ml di aroma, ok? Quindi qui abbiamo messo 10 ml e appunto per dare un'ulteriore spinta a questo dip, ho intenzione appunto di metterci anche un po' di olio essenziale. L'alcol etilico appunto riesce a rendere solubile anche l'olio essenziale, quindi ne metteremo qualche goccia. Mettiamone 5 gocce. Qui abbiamo già la nostra soluzione di alcol che in questo caso dovremo un attimino mescolare e a cui appunto andremo ad aggiungere il dolcificante. In questo caso ne metterò 5 ml. Voi sapete dei dolcificanti in cui viene consigliato, cui viene consigliata appunto la dose. Utilizzatene la quantità ideale per un paio di chili di mix, massimo, al massimo 5 ml di dolcificante. Vi consiglio l'aggiunta appunto del dolcificante perché l'alcol etilico ha un sapore abbastanza amaro, quindi appunto ci serve un dolcificante non a caso, ma appunto rende il sapore dell'alcol etilico migliore, ecco. Ecco, a questo punto, una volta aggiunto l'alcol etilico 200 ml, il nostro aroma, va bene qualsiasi aroma intendiate usare, io in questo caso ho utilizzato dell'aroma per fare le torte all'arancia. Però voi potete utilizzare qualsiasi aroma vogliate. Oltre a questo aroma, ho utilizzato qualche goccia, perché proprio lo volevo rendere più speziato, qualche goccia di olio essenziale alla cannella. Però voi, come ripeto, potete metterci quello che vi più riteniate opportuno. Dopodiché, per migliorare appunto il sapore di questo dip, utilizzeremo 5 ml di dolcificante. Allora, come vi ho già detto, è bene sempre non superare, per quanto riguarda l'aroma, il 10% del composto. Quindi su 200 ml io vi consiglio di stare sempre sotto i 20 ml di aroma. Per quanto riguarda il dolcificante, io ne ho messo 5 ml. Voi se utilizzate dei dolcificanti appositi appunto per il self-made, state sempre dietro a quello che è la dose consigliata per chilo di mix, quindi cercate di non superare mai
per quanto riguarda i 200 ml, la quantità di dolcificante che va sicuramente in un paio di chili di mix. Ok? Quindi, dopo fatto ciò, daremo una mescolata al nostro composto. E il nostro dip è fatto. Bene, io vi consiglio, una volta realizzato il dip, se avete intenzione di andare a pesca, vi consiglio appunto di immergere le vostre esche che intendete usare per la sessione almeno 24 ore prima di questa, in modo tale da permettere alle farine appunto delle palline di assorbire questo composto aromatico, che sicuramente non arriverà mai proprio all'interno della pallina, ma almeno nei strati superficiali di questa, e poi lo rilascerà una volta in acqua lentamente e graduatamente, soprattutto in fiume, dove la corrente porterà a spasso queste particelle odorose e attirerà i pesci sul nostro innesco. Bene, il nostro dip è finito e con questo è finito anche il video. Se vi è piaciuto, magari vi apprezzerei che mettiate un like e che vi iscriviate al canale. Per me è di molta importanza, perché mi permette di far crescere il canale e di avere più visualizzazioni. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!